Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dedicato alle prestazioni dei giochi PS4 su PS5 per scoprire insieme come gira Ghost of Tsushima su PS5. Allora, siamo su PS5 e la modalità che state vedendo, miei cari, potrà stupirvi, ma è modalità risoluzione. Non siamo ancora in modalità prestazioni. E questa è una cosa che quando ho avviato mi ha lasciato un attimino così sconvolto perché pensavo di essere già in modalità prestazioni, ma non è così. Chi mi affronterà per primo? Ma non è così. Allora, io non mi ricordo nulla in questo momento di quello. Era così. Allora, è una dannata meraviglia. Ok, ho ripreso contatto con me stesso. Vieni, vieni. Ok. Adesso poi carichiamo pure una partita un po' più avanzata. E devo dire che già così io mi riterrei pienamente soddisfatto dell'update. Ma pienamente, aggiungerei. Ma cavolo, comunque hanno fatto veramente un bel lavoro, eh. Venga, venga. Allora, andiamo un po'. Facciamoci un giro. Facciamoci un giro. Ha un framerate altissimo. Già così. Venga, Siete codardi? venga. Venghino, signori, venghino. Non li perdo i duelli. Dal 15-18. Dai, dai. T'ho salvato, calma. Komoda, sono morti tanti samurai valorosi. Come siete sopravvissuto, signore? Non mi rimane più nulla. Cos'è successo? Stavo dormendo alla locanda quando i mongoli fecero irruzione e mi trascinarono fuori. Ora si sono sistemati lì. Uccideranno chiunque vada alla locanda per riposarsi. Devo farli sloggiare. Allora, al chiaro di luna. Direi che io quasi quasi, quasi quasi ci provo, eh. Addirittura dal menu si nota la fluidità. Non so se si percepisce attraverso la compressione di YouTube, ma vi posso assicurare che già da questo. Allora, aumentiamo i fotogrammi al secondo. Disponibile solo su console PlayStation 4 Pro, vabbè. Avanti, sono. Posso dire che si nota addirittura poco. Cioè, è ottimizzato talmente bene, in senso assoluto. Avanti. Vediamo un pochino se magari si percepisce di più adesso da. Venga, venga, devo testare la spada in modalità prestazione. Ma in realtà un miglioramento c'è. Non è così marcato però come in altre produzioni. Non lo posso dire. Si percepisce meno rispetto a God of War. Cioè, in God of War l'ho, insomma, registrato poco fa poi, tra l'altro. Anche se voi starete vedendo forse con uno stacco di 24 ore, ma. Temporalmente nel mio multiverso è stato registrato poco fa. Su God of War si notava tanto. E vi invito a dargli un'occhiata al video dedicato. Mentre su Ghost of Tsushima devo dire che sì, si sente un pizzico di fluidità in più, ma niente di trascendentale. Andiamo in un'altra fase. Mamma mia, in un'altra fase del gioco più avanzata. Così magari.
Vediamo anche dei panorami un po' più soleggiati. Allora, ragazzi, adesso siamo nell'endgame, ok? Cosa che mi ero ripromesso di continuare quando il gioco fosse arrivato su PS5. E appunto è il momento, quindi diciamo che ho la scusa per platinarlo adesso. E allora, adesso siamo ancora in modalità prestazioni, quindi frame rate aumentato, sole intorno a noi. Mamma mia. Devo dire veramente tanta roba. Cioè è un gioco che visivamente l'ambiente, l'ecosistema PS4 già lì stava un po' stretto, diciamoci la verità. Ma era già comunque ottimizzato da paura, perché se ben ricordate io rimasi sconvolto dalla veste grafica pur giocandolo su PS4 standard. Quindi tutta la sera ve l'ho portata su PS4 standard, mai avuta la Pro. E cavolo, su PS5 riesce veramente a esprimere un potenziale enorme, specialmente per quanto riguarda l'effettistica, che ripeto già era buona prima. Quella è la cosa poi che fa riflettere. Io vorrei farmi un combattimento, posso? Allora. Dimmi dove sono gli altri. Te l'ho detto, viaggio da sola. Se ci tieni alla vita, dimmi la verità. Non c'è nessun altro. Bene. Allora, io devo assolutamente fare una cosa. Carissimo. Scusi. Che cos'è? Venga lei. Qualcun altro? Dai, non puoi essere da solo. Non puoi essere da solo, maledetto. Vabbè, è lì da solo. Adesso esci fuori, maledetto. Dove vai? Non fuggire. No. C'è la miseria. Sono manco. Era un fatto di principio. Scusatemi, ma i vigliacchi non li reggo. Dunque, allora, adesso rimettiamo in modalità. In modalità risoluzione. Infatti si sente il vento nello speaker del DualSense. Comunque, ragazzi, io qua devo dire che è l'unico tra serie X e PS5, l'unico su cui non saprei, cioè nel senso in cui non mi sento di dire no, ho giocato in modalità prestazioni. Cioè questo è l'unico che potrebbe veramente valer la pena di giocarsi in modalità risoluzione. Perché se avete una bella TV che può farvi vedere un bel 4K, qui sembra che grossi compromessi tecnici non ce ne saranno. Fatevi valere! Scegliendo la risoluzione a discapito del frame rate. Sì, è una cosa infinitesimale che secondo me neanche si noterà tramite YouTube, ma vi posso dire che a livello mio, per quello che vedo da qui, senza compressioni, senza nulla che possa in qualche modo impoverire la componente tecnica, qui non si nota niente, ragazzi. Assolutamente, cioè quasi niente, niente no, ma quasi niente. Ed è secondo me un traguardo straordinario per un'azienda come Sucker Punch, che sì, magari da un punto di vista di game design gli abbiamo detto diverse cose all'epoca, ma tecnicamente ha realizzato un prodotto che riesce
a vivere serenamente in due mondi. L'eroe dei due mondi videoludici, ecco. Old gen e next gen, ma con una bontà e con una resa a cui ho poco da dire. Adesso, curiosità mia, tanto siccome c'è qualche fanatico come me di queste cose, Kurosawa in fotogrammi al secondo. No, vabbè. È bella vera, eh. È bella vera, ragazzi. È bella vera. È bella vera, anche la Kurosawa. Sì. Bella vera. Hanno fatto veramente un lavoro di ottimizzazione degno di stima e considerazione. Poi lo sapete, io sono stato ipercritico con Ghost of Tsushima, quando c'è stato da fare la recensione. Ripeto, rivendico quel voto da critico, lo rivendico e penso che lo ridarei. Da appassionato, come poi vi ho sempre detto, per me valeva anche un punto in più da giocatore, ma se mi metto nei panni del giocatore, sì. Assolutamente sì, anche per me, da critico no, però da un punto di vista tecnico, ragazzi, 10 lode. E questa lode si rafforza adesso che il gioco ha visto una rinascita tecnica grazie a PS5, in cui veramente contrasto mercato, Kurosawa no. Vediamo un po' se cambia qualcosa. Questo è con contrasto marcato. Cioè, raga, ma come diciamo a Roma, ma di che stiamo a parlare? Cioè, veramente. La cosa. Questo avrebbero potuto serenamente spacciarlo per un gioco next gen senza che lo fosse. Ecco, mettiamola così. Bello, bello vero. Veramente, veramente bello. Hanno fatto veramente un gran bel lavoro. Ragazzi, io a questo punto direi che possiamo salutarci qua. Mi rimetto ovviamente a voi per eventuali nuovi test. Avevo in mente di provare ancora qualche esclusiva. E nel frattempo, o poi, dedicarci ai trittici, esattamente come stiamo facendo su Xbox Serie X, per analizzare un po' tutto il resto. No, vabbè, ragazzi, cioè. È monumentale. Le orme sulla sabbia me le ero perse su PS4 all'epoca. Me le ero perse, dico la verità. Non l'avevo notate. E io su questa immagine meravigliosa, che forse è lo specchio di quello che. È un antipasto di quello che potrebbe rappresentare la next gen. Wow. Vi saluto. Vi invito a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se state facendo dei test, parlatene anche voi. Condividete le vostre esperienze nei commenti e suggeritemi altri prodotti su cui appunto si potrebbe fare una prova. Per adesso è tutto. Spero che insomma i video vi siano utili in qualche modo per capire che cosa fare. Se conviene magari aspettare e giocarsi un gioco da una parte piuttosto che dall'altra. Per cui per ora è tutto. Un abbraccio a tutti e noi ci vediamo alla prossima.